Con le immagini di una cipolla, un pallone da calcio, un pacco regalo ed una bomba alla crema stampati in dialetto napoletano su manifesti di carta riciclata, il Comune di Napoli sceglie quest'anno una campagna di forte impatto per dire no ai botti illegali ed invita i cittadini a festeggiare con prudenza il Capodanno 2012. Con un evidente doppio senso, gli oggetti sono raffigurati, infatti, con una miccia accesa che sottolinea la pericolosità di questi fuochi d'artificio. Invito a tutti, cittadini e turisti, di venire a Piazza Plebiscito per un grande evento, poi per i fuochi legali a Castel dell'Ovo, quindi evitare fuochi illegali che poi producono dolore, dramma e inciviltà. Negli ultimi anni sembra che il fenomeno sia addirittura in crescita e si stia aggravando, ma non c'è altra strada che combinare insieme la giusta e necessaria attività di repressione con le campagne di informazione, di sensibilizzazione, far crescere una coscienza che rifiuti l'idea di poter acquistare e poi di usare strumenti che diventano di fatto strumenti micidiali. L'iniziativa presentata dal sindaco De Magistris con gli assessori Giuseppe Narducci e Anna Maria Palmieri si avvale della collaborazione delle forze dell'ordine e del servizio di anestesia e rianimazione dell'ospedale Cardarelli. Con loro nelle scorse settimane è stato avviato un ciclo di lezioni nelle scuole cittadine per mettere in guardia i ragazzi sulla pericolosità dei botti illegali. Gli studenti delle scuole medie e superiori sono stati inoltre invitati a realizzare video, spot e manifesti raccolti in un trailer pubblicato sul sito del Comune. Come scuola abbiamo anche il compito di preservare la cultura di una città e le sue tradizioni, però ci sono tradizioni sbagliate e la scuola deve saper trasmettere il messaggio che quando una tradizione è pericolosa o viene da un fondo, diciamo, di inciviltà va combattuta. Si tratta di un fenomeno che combattiamo dal 1995 e che negli ultimi anni ha avuto una recrudescenza maggiore proprio per l'importazione di materiale pirotecnico clandestino dalla Cina. È un fenomeno di sottocultura che va schiacciato con tutte le nostre forze perché è collegato anche ad un segno di civiltà maggiore che devono acquisire i nuovi cittadini.